Allora, tredicesimo video del Giardino delle Streghe e il fiore di oggi è la viola. La viola, ve l'avevo già detto, ce l'ho sia come incenso, diciamo già fatto, sia come fiore essiccato. A livello di profumo sembra di bruciare due piante completamente diverse l'una dall'altra. A livello magico funzionano, devo dire, abbastanza bene entrambe. L'incenso già fatto più come... come posso dire? Contatto con gli spiriti, mentre invece la pianta essiccata più come proprio come strumento magico a sé stante, senza la parte dell'incenso, diciamo così. Allora, c'era qualcosa che volevo dire sulla storia e la simbologia. Che dunque. Che adesso sto perdendo, sto cercando sul secondo perché c'è una cosa. Ah, ok. Volevo dire che se fra di voi c'è qualche cultore di Venere e Diana, io è una richiesta che vi faccio. Io ho trovato che a Roma e venivano la viola era un fiore associato a Venere e Diana, ma non ho trovato né il perché, né il per come, né altre cose, né leggende relative alla viola fra Venere e Diana. Quindi se qualcuno per caso la conosce, me la mette qua sotto, per favore, perché non ho trovato leggende relative, ho solo trovato che appunto era un fiore dedicato loro e niente di più. Detto questo, vi dico che lavora abbastanza bene, è un fiore abbastanza semplice. Tenete sempre a mente che essendo un fiore molto semplice, molto fievole, ha comunque un'energia dello stesso tipo. Allora, immaginatevi ad esempio l'energia di un fiore molto potente come la rosa, è come un tubo d'acciaio di queste dimensioni, l'energia di quel tipo lì. La viola ha un'energia che somiglia più a un filo di cotone in comparazione, capito? È un'energia che difficilmente voi potete percepire, cioè se voi chiedete alla rosa, ah sì, alla rosa, alla viola di fare qualcosa per voi, solitamente per la fortuna, sarà una fortuna quasi impercettibile, forse non ve ne accorgerete neanche che vi ha aiutato, lo so per esperienza diretta. E niente, io vi lascio al video, vi lascio un bacione, vi auguro buona giornata. La viola è un fiore che può essere di diversi colori, raggiunge solitamente i 10 o i 20 cm d'altezza e fiorisce in primavera in zone quali l'Europa, gli Stati Uniti e i tropici. Al mondo ne esistono più di 400 specie. Nell'antica Grecia la viola era associata a Persefone, a simboleggiare il suo ritorno fra le braccia della madre Demetra e il ritorno della fertilità sulla terra, oppure la si associava ad Afrodite, conquistata dalle viole di Efesio. Nell'antica Roma era il fiore di Venere e Diana e veniva anche usata nelle bevande per conferire loro un aroma più dolce. Nel Medioevo le donne ne usavano l'infuso per lavarsi il viso, mentre in Francia si crede ancora oggi che si può scorgere il volto dell'amato fra i suoi petali. I pianeti collegati alla viola sono Saturno e Venere, mentre il suo elemento è l'acqua. È collegabile ai segni zodiacali del Toro, dello Scorpione, del Cancro e della Bilancia. Nel linguaggio dei fiori simboleggia un amore romantico, timidezza, umiltà e modestia. Se vista nei sogni, simboleggia l'avanzamento della vita. Le proprietà mediche della viola sono le seguenti. Dei fumenti aiutano a disciogliere il catarro nelle vie respiratorie. Un impacco permette di curare acne, eczemi e furuncolosi. In campo esoterico è utile nei seguenti casi. Una ghirlanda cerimoniale con qualche viola è simbolo di costanza. In un sacchetto di tela verde è un ottimo portafortuna. Se colta in primavera mentre si esprime un desiderio, questo potrebbe avverarsi.